Volevo farvi vedere un paio di acquisti che ho fatto da ADM quando ero a Budapest, di cui mi sono follemente innamorata. Prima di tutto queste maschere, ne avevo anche un'altra che ho provato subito, mentre ero là a Budapest, mi è piaciuta così tanto che ne ho comprate due da portarmi via. E poi questa nuova crema idratante della Neutrogena, crema idratante corpo. Ha una consistenza sofficissima e si assorbe subito sulla pelle. Su Twilight c'è da dire, è molto scorrevole, cioè si legge piacevolmente. Sono un sacco contenta di come mi sono truccata oggi. Adesso vabbè, è tutto il giorno col trucco addosso, quindi forse non è super perfetto, però top. Tra l'altro fuori fa caldino, ma non ho potuto rinunciare al chai latte. Tra l'altro quello di Starbucks è un po' diverso da quello che preparo io e non capisco bene per quale motivo, però è veramente buono. Gente, siamo arrivati al punto che finora mi ha sollevato più ricordi. Di tre cose ero del tutto certa. Primo, Edward era un vampiro. Secondo, una parte di lui, chissà quale, quanto importante, aveva sete del mio sangue. Terzo, ero totalmente, incondizionatamente innamorata di lui. Questo punto mi ha risvegliato un sacco di ricordi, mi ha fatto venire un po' i brividi proprio per questo. Sono quasi a metà del libro e per ora mi sta piacendo, nel senso che mi riporta alla mente tutti quei momenti che avevo vissuto nel periodo in cui stavo appunto leggendo questo libro. E riaffiorano un po' i sentimenti che avevo avuto mentre appunto stavo leggendo il libro, ovvero un po' quel sentimento di ammirazione, un po' di batticuore per Edward. Nonostante io ora mi renda conto quanto sia creepy e ossessionato da Bella, ma in generale tutti sono ossessionati da Bella. E questo non riuscivo a capirlo nemmeno più di 10 anni fa, quando lessi per la prima volta il libro. Perché tutti sono così ossessionati con Bella? Non viene presentata come una ragazza particolarmente spigliata. È sì intelligente, è sì diversa, è l'ultima arrivata, quindi può suscitare curiosità, ma non è per me abbastanza da giustificare il fatto che tutti siano così ossessionati da lei. Tutti vogliono stare con Bella, tutti la vogliono invitare, tutti vogliono stare con lei, avere la sua attenzione. Non so, non riesco a capire il motivo. Una cosa che forse non avevo notato ai tempi è quanto siano superficiali gli altri personaggi femminili di cui si è parlato fino adesso, soprattutto Jessica, Angela, comunque le amiche di Bella. Le uniche attività, confronti che hanno, gli unici momenti in cui le ragazze interagiscono fra di loro è per parlare di ragazzi e di vestiti. Della serie, ok, noi ragazze non parliamo soltanto di queste cose, anche ai tempi del liceo non parlavamo solo di ragazzi di vestiti. Quindi mi ha un po' infastidita questa cosa. Però vabbè, adesso sono sul più bello del libro, sono veramente presa, devo assolutamente andare avanti. Ci sono dei passaggi che non ricordavo proprio alla perfezione, altri sì, ma non mi pesa rileggerli. Ed è strano, perché di solito quando conosco una storia un po' mi pesa doverla rivedere, riascoltare, riguardare, rileggere. E invece qua no, sono piacevolmente colpita. Eccomi qua.
qua alla fine della lettura, rilettura in realtà, di Twilight. Devo dire che nel complesso è stato meglio di quanto mi aspettassi, mi immaginassi. Temevo tantissimo di non apprezzare più la storia, di avere troppi momenti un po' cringe, oppure che mi annoiasse. Non so, ho tanti bellissimi ricordi legati a questa serie, le persone con cui comunque ho condiviso il momento della lettura, gli scleri, l'uscita del film. E in realtà devo dire che non è stato per niente male rileggerlo. È stata una lettura molto veloce, cioè per me è stato molto molto scorrevole, nonostante conoscessi già la storia, comunque sono andata a passo spedito. Devo dire che la prima metà forse mi è piaciuta un po' di più rispetto alla seconda. Nella seconda ho iniziato a notare diverse cose che non mi hanno fatta impazzire e mi è pesata molto di più la relazione fra Edward e Bella, nel senso che entrambi sono ossessionati per un qualche motivo l'uno dall'altra, ma spesso in maniera che non riesco a spiegarmi. Cioè, da una parte comunque abbiamo Bella che è una adolescente molto molto capricciosa e nessuno le fa mai presente questa cosa, vabbè. Io mi ricordo benissimo che quando ero più giovane tendevo a fare di tutto un dramma, che anche le più piccole cose sembravano questione di vita o di morte. Quindi capisco l'attaccamento di Bella nei confronti di Edward, anche se arrivare magari a dire subito ti amo una persona che praticamente non conosci è un po' too much per come sono fatta io, non dico che sia sbagliato in linea generale. Quindi posso capire da una parte l'attaccamento di Bella nei confronti di Edward, perché quando magari ti innamori e sei così giovane, per te quello è veramente tutto. Perché non sai che cosa voglia dire per sempre. Probabilmente non hai molta idea nemmeno del sacrificio, del lavoro, del costruire una relazione poco alla volta e durante le difficoltà, perché quando sei un liceale, bene o male, di grandissime difficoltà non ne hai, poi ci sono sempre le eccezioni. Però voglio dire, cioè, anche Bella con le amiche parla soltanto di ragazzi, di vestiti, quindi non ha in realtà grandissime altre preoccupazioni. Lo capisco un po' meno da parte di Edward e la parte in cui racconta di osservarla durante la notte, veramente veramente creepy. E questo suo attaccamento veramente ossessivo ha iniziato un po' a pesarmi nel corso della storia. Poi non mi è piaciuto come è stato gestito il momento in cui arrivano gli altri tre vampiri, James e company. Da lì in poi, ecco, mi è piaciuto un po' meno il tutto, perché ero continuamente con gli occhi alzati al cielo. Non mi ha soddisfatta come parte. Però nel complesso, anche questi momenti qua, ok, ora non li apprezzo, vedo le cose, diciamo, in maniera diversa perché sono cresciuta, ho una visione diversa comunque dell'amore, della vita. Diciamo che io ho promesso da poco amore per tutta la vita, per sempre, a mio marito, quindi sono abbastanza suscettibile sul tema. Continuo a pensare che i personaggi femminili non siano poi trattati così tanto bene in questo libro, come vi dicevo. Le conversazioni che hanno sono molto spesso superficiali. Una cosa che mi ha colpito anche quando Esme parla con Bella riguardo appunto alle relazioni, ho avuto l'impressione come se si volesse spingere questa idea che stando da solo ti manca qualcosa. Non è secondo me così e non è magari così per tutti. È triste dover leggere magari, soprattutto quando sei molto giovane e magari non hai avuto ancora esperienza, non hai ancora trovato una persona a cui ti senti attratto o che ti ispiri fiducia. È brutto leggere che se stai da solo ti manca qualche cosa, che sei veramente felice, la tua vita ha, diciamo, un senso solo se sei con qualcuno in una relazione. Chiaramente non si arriva mai a dire esattamente questo, però io l'ho percepita un po' così, perché in più di un'occasione in realtà si dice che mancava qualcosa ad Edward, mancava, tutti noi non vedevamo l'ora che si trovasse la ragazza. Che lo capisco, magari
In due è un po' più facile, un po' più divertente la vita. Però che ansia, cioè uno può star bene anche da solo. E una cosa che poi non sopporto, ma in linea generale in tanti libri diversi, è questa cosa dell'essere destinati, diciamo, a stare assieme. Quindi ci si ama a prescindere perché è destino che si debba avere una relazione. Non ci sono vere e proprie basi. Non c'è magari una condivisione profonda e vera e propria. Però non lo penso soltanto di questo libro, anche ad esempio leggendo Sarah J. Maas, mi ha urtato tantissimo questa cosa. Però vabbè, devo dire che è stata una rilettura piacevole, ci sono stati dei momenti da batticuore che mi hanno ricordato appunto il passato. Non è mai stato uno dei miei libri preferiti, ma è un libro a cui sono molto legata perché è uno dei libri che mi ha riportata alla lettura, che mi ha respinta ad amare i libri. L'ho letto durante il periodo del liceo, la mia copia è super martoriata perché in quel periodo tutti erano in fissa con Twilight, io ero l'unica ad avere il libro e ricordo che l'avevo prestato praticamente a metà classe. Quindi sì, è molto molto vissuto per questo motivo qua. Non so se leggerò Midnight Sun immediatamente dopo questo libro qua, in realtà lo aspettavo da pazzi, ma ancora non è arrivato, quindi non so, adesso ho il libro per il CB Book Club da leggere, mi è arrivato finalmente, come avete visto, tocchi tutto l'anno da parte di Einaudi, quindi ho che cosa leggere e sono appena stata a Forks, quindi magari non lo leggerò subito, magari lo leggerò più avanti, so che è un libro immenso, tipo 600 pagine, che cosa c'è da dire in 600 pagine? Che ancora non abbiamo letto qua. Però da una parte sono appunto curiosa, anche se il mio tuffo nel passato già con questo libro l'ho fatto e ne sono dai soddisfatta. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi avete riletto Twilight, o se l'avete letto di recente o se avete intenzione di rileggerlo proprio per l'uscita di Midnight Sun, e fatemi sapere quali sono state le vostre impressioni, se sono riaffiorati tutti i ricordi del periodo in cui tutti eravamo in fissa con Twilight, se siete comunque riusciti a godervi la lettura nonostante le criticità del libro, o se siete stati così duri e critici da non riuscire più ad apprezzare la storia, il libro o anche solo i ricordi legati ad esso. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!